C'è questo bollettino, sta tornando giorno dopo giorno, insomma, no, il dato, l'attenzione verso i numeri che ci vengono rapportati, 7.332 positivi con oltre 150.000 tamponi e 43 morti nelle ultime 24 ore. Che lettura dai tu a questi bollettini che tutti i giorni, diciamo così, più o meno a quest'ora Ma arrivano? Guarda, io do una lettura un pochino diversa da quella della vulgata ufficiale, nel senso che il dato, che comunque è allarmante così come viene prospettato, andrebbe visto alla luce di quanto fossero impegnate le terapie intensive negli anni precedenti. Sì. Spiego meglio. Se rispetto alle terapie intensive l'impegno, voglio dire, o l'occupazione della terapia intensiva nel 2018, nel 2019, nel 2017, non c'è un saldo importante, cioè non c'è una percentuale importante, perché mi spiegavano che le terapie intensive molto spesso negli anni vanno in sofferenza, soprattutto nel periodo di marzo-aprile. E anche nel periodo di ottobre-novembre vanno in sofferenza. Ecco, bisogna capire in termini percentuali quanto incide questa sofferenza rispetto agli anni precedenti. Dopodiché bisogna capire il grado di ospedalizzazione, perché il rapporto non è tanto in merito ai contagiati, ma è quanto vanno le strutture in sofferenza. Perché l'emergenza si divide dalla ordinarietà dell'azione sanitaria, proprio in ragione del fatto che si può chiamare emergenza soltanto la fase in cui gli strumenti ordinari dello Stato non sono in grado di fronteggiare la situazione pandemica. Ecco, ancora non siamo in questa fase, mi sembra che le strutture ospedaliere reggano, che sono state adottate delle misure per la prevenzione, che al contempo la cura si rivela molto più efficace e che non bisogna, a mio giudizio, io vedevo che ad esempio il Corriere della Sera su 11 notizie 10 riguardano il Covid, come se nel mondo non accadesse più altro che non il Covid. Ecco, questo porta ad una turbativa dello stato mentale delle persone. Perché? Perché uno come me, che gira dalla mattina alla sera, che conosce migliaia di persone, e poi fa un'analisi di quelli che possono essere le persone che lui conosce e che sono state ospedalizzate. Beh, io conosco persone che hanno avuto il Covid, tante, ma che sono state ospedalizzate un paio e nessuna in terapia intensiva. Allora è chiaro che dentro la testa di ognuno di noi che ha avuto questo circuito esperienziale nasce anche l'idea, ma dopo tutto, voglio dire, azzerare il paese e mettere al centro una sola notizia, di fronte al fatto che poi nell'esperienza di ognuno di noi non sembra così grave, e a quel punto non dico che si diventa naturalmente negazionisti, però voglio dire, c'è un richiamo severo al senso della misura. Ecco, questo sì, in effetti, insomma, è un pensiero che in diversi, no? stanno portando avanti questa catalizzazione anche dell'informazione, che ormai parte e finisce solo con quello, basta guardare i TG ma anche sfogliare i giornali. In effetti a livello psicologico si sta rivelando molto pesante, anche da sostenere. Qualcuno ci fa notare anche con i messaggi, insomma, ma come commenta il prof Enrico Michetti però quello che sta accadendo nel resto del mondo? Per esempio in Europa ci sono numeri, dati ancora più alti, e è notizia di oggi, prof, che per esempio in Catalogna chiuderanno i bar e i ristoranti per 15 giorni, ma anche in altri paesi si stanno valutando chiusure, in Olanda. Come leggi, ecco, come metti a paragone i dati italiani con quelli del resto dell'Europa? Insomma, da questo punto di vista noi siamo ancora, diciamo, ancora riusciamo a reggere, no? Lo dicevi prima, ma fuori ci sono numeri ancora più alti. Guarda Stefano, le prescrizioni sono importanti e anzi necessarie, e io poi sono per diciamo proprio modus
operativo, no? Modus operandi legato alle prescrizioni dello Stato, per cui quando l'autorità dispone io eseguo e quindi mi fido delle autorità, mi fido di coloro che in qualche misura si stanno impegnando in questa materia. Però credo che sia difficile fermare con le mani una pandemia. Con una pandemia ci si convive. Nel resto del mondo ci sono tanti contagi. Ecco, l'Italia, la prevenzione serve a questo, a non mandare in sofferenza le strutture ospedaliere. Soltanto a questo. Perché per il resto l'ondata pandemica deve passare. Se voi pensate che su 100.000 tamponi abbiamo 7.000 persone che sono contagiate, significa che se facessimo 60 milioni di tamponi avremmo 3, 4, 5 milioni di contagiati. Se pensiamo che la malattia dura mediamente 30 giorni, 15 giorni, 7 giorni, 2 mesi, un tempo X, in 7 mesi chissà quanti ce l'hanno avuta e chissà quanti nei prossimi mesi ce l'avranno. Cioè, finché questa ondata pandemica non passa, purtroppo saremo tutti soggetti a rischio di poterci contagiare.